In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Maria sede sapientiae, ora pro nobis. Carissimi fedeli, sia lodato Gesù Cristo. In questo piccolo intervento voglio chiudere il discorso che riguarda il sacrificio della messa e il sacrificio della morte di Gesù. Ecco, come non concludere con l'aspetto della comunione? Ecco, nella messa, infatti, noi non rendiamo attuale soltanto il sacrificio della morte di Gesù. Non c'è solo sacrificio nella messa, attenti bene, c'è anche la comunione. Non c'è soltanto un aspetto sacrificale. C'è anche un aspetto sacramentale, cioè riceviamo da Dio i suoi doni di grazia, come negli altri sacramenti, ma ancora di più. Ecco, e se ricordate, quando si parlava dei sacrifici antichi, dicevamo che nei sacrifici antichi l'offerente presentava a Dio la vittima. Spesso erano animali che venivano dissanguati e bruciati sugli altari, e quella vittima, dal momento in cui veniva offerta, non apparteneva più all'offerente, ma diventava di proprietà di Dio, cioè completamente sacra. L'offerente non poteva più disporre di quella vittima. E poi, quindi, la vittima era il veicolo del sentimento di adorazione del fedele. Ecco, esprimeva l'adorazione del fedele verso Dio. Questo è il primo aspetto sacrificale. Poi Dio concedeva al fedele che aveva rispettato le regole del sacrificio, che aveva fatto queste cose con tutto il suo amore, con tutta la sua adorazione, concedeva di partecipare a un banchetto di comunione nel quale il fedele poteva nutrirsi di una parte della vittima stessa, per gentile concessione della divinità. Quindi la divinità lo ammetteva all'amicizia con sé, lo avvicinava a sé, lo rendeva partecipe dei suoi favori divini. In questo secondo caso la vittima diventa il veicolo del gradimento della divinità rispetto al fedele e del veicolo dei favori divini verso il fedele. Vedete che la vittima ha questo duplice valore sia nei sacrifici antichi che anche nella Santa Messa. Infatti, la vittima che sono rappresentata, Gesù Cristo, rappresentato nelle sacre specie del pane e del vino, prima viene offerto al Padre in segno di obbedienza, amore, adorazione. E poi viene assunto dai partecipanti al rito nella comunione per ricevere la grazia di Dio. In modo particolare, non è solo lo Spirito Santo come si riceve negli altri sacramenti, ma qui riceviamo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo realmente presente nella Santissima Eucaristia. Diciamo allora che i valori della messa sono due: uno sacrificale, che abbiamo illustrato abbondantemente in questi incontri, l'altro invece sacramentale, cioè è realmente efficace per la nostra santificazione e per la nostra salvezza, come gli altri sacramenti, ma ancora di più perché si riceve non solo lo Spirito Santo, ma lo stesso corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo realmente presente.
Vedete quanta grazia, fratelli carissimi, nel poter disporre del rito della Santa Messa. Che il Signore non ce lo faccia mai mancare. Purtroppo oggi è messo veramente in crisi dalla falsa Chiesa, nella quale lo Spirito Santo non può scendere se non è la sposa di Cristo, se non è guidata dal vero pastore. Potrebbe mancare anche del tutto, la Bibbia parla di abominio della desolazione, anche altre profezie parlano dell'abominio della desolazione, non lo sappiamo. Certamente, carissimi fedeli, il dono dell'Eucarestia è inestimabile, perché ogni volta che viene celebrata, viene offerto a nostro Signore il culto degnissimo, infinitamente degno, e un'adorazione di un valore infinito, il valore che ha l'adorazione di Gesù Cristo. E noi riceviamo veramente i frutti della morte di nostro Signore in noi. Sia lodato Gesù Cristo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.